Ma com'è contento il nonnino, eh? Perché sono contento? È contento. Ma non è vero. Perché hanno cacciato da quelli che è il calcio Caputi. Non è per vero. Per la storia dell'isola dei famosi. Una o due puntate. Non lo so, forse no, due puntate. Non l'hanno cacciato, è stato sospeso per il fatto che lui, insomma, all'isola dei famosi pubblicizzava la linea di magliette di sua moglie. Scusa Leo, allora con te cosa dovremmo fare? Perché io porto le magliette. No, tu sei pubblicità subliminale del Falqui, cazzo. Ma quale Falqui? Dovremmo cacciarti ogni due minuti. Ma ci vai tu a cagare con Falqui? I pannoloni, la terza età, Leone. Uomo sconosciuto. La vecchiaia venuta male. Ma quanta merda che ma pubblicizzi cazzate, tu. Dai. Ma attenzione, stiamo per collegarci con un appuntamento che fa riflettere gli ascoltatori. È piaciuto talmente tanto che abbiamo un sacco di sponsor nuovi. Molto bene. Che vorrebbero, insomma, appunto, sponsorizzare questo appuntamento che si chiama I Fatti della Vita. Dai. Prego, a te la linea, Giuseppe. Gli sponsor di oggi sono. Sì. Aia! Pizza al taglio a Seriano. Ma cosa? E Mirto? No, è morto. Pompe funebri a Sassari. Ma cosa? Pirla chi legge? Negozio di frasi da scrivere nei cessi degli autogrill a Fasano. Che negozio è? La lampada di Aladino. Sì. Centro abbronzante con magia a Treviso. Ti faccio un mazzo così. Fiorista a Bari. Bene. Se io saprei scrivessi bene. Scuola serale per ignoranti a Lerici. Grazie. La bella e la bestia. Negozio di animali gestito da una bella gnocca a Militello. No, ma però forse non saprei che dire. Negozio per indecisi a Trieste. Ma che negozio, eh? Il negozio cazzo guardi, ottico a Merano. Non c'è il 2 senza il tè, tecoteca a Vasto. Ed infine mani in alto, sì. Corsi di animazioni per rapine a Cesena. Bene, bravo, bravo. Questi sono i fatti. Che Dio ci aiuti. Lo sapevate che rosso di sera bel tempo si spera? No, questa no, è nuova. No. Bella. Lo sapevate che sparare un razzo RPG contro la propria fidanzata è una dimostrazione di amore infinito? No, ma non è vero. Lo sapevate che buona parte dei preti sono comunisti? Ma va. Lo sapevate che Berlusconi è il figlio di Dio? Lo sapevate che il Big Bang e una gang bang non sono esattamente la stessa cosa? È meno male. Lo sapevate che se percorri l'autostrada in retromarcia a 190 non prendi l'autovelo? Lo sapevate che se fate l'amore con un trans senza preservativo potreste prendere un brutto raffreddore? Ma no, non solo! Lo sapevate che la grappa a bocchino provoca l'orgasmo? Lo sapevate che se lasci tuo figlio solo nella carrozzina al mercato potrebbe essere rapito dagli zingari? Ma dai! Lo sapevate che picchiare un vigile urbano con una mazza ferrata non è un reato? Buono! Buono. Lo sapevate che l'acqua calda è calda? No! Ma dai! Lo sapevate che andare in piscina fa venire le verruche? Ah sì? Sempre! Lo sapevate che se ti travesti da fagiano in un bosco il giorno di apertura della caccia potresti essere ferito gravemente? Ma dai. Lo sapevate che gli UFO non esistono? Ma come? Cazzo ne sai? Lo sapevate che fumare una canna in un commissariato è un gesto gravemente riprovevole? Lo sapevate che lo Zoo di 105 è un programma di deficienti? Questo è vero! Che Dio mi aiuti. Ma attenzione, la voce ufficiale dei Fatti della Vita è qui con noi! Forza, digli l'ultima. Lo sapevate che Marco Mazzoli è ricchio? Marco Mazzoli? Gay. Ma che è gay?